Frank Slayer. Mi senti? Ti sento. Ok, perfetto. Ti sento. Io il mio gattino qui ogni tanto impazzirà, farà cose strane, siate pazienti. È un cucciolo, sta iniziando adesso. Si chiama Seto, giusto? Seto, esatto. Come Kaiba? No, raga. No, raga. Che Seto Kaiba? Seto come il papà di Nanaki. Perdonami. Ok. Vabbè, sai che io non sono molto ferrato in Final Fantasy, quindi non... Non sono molto ferrato in Final Fantasy, quindi non avevo tranquillo, colto. Tranquillo. Non sei molto ferrato in Final Fantasy. Mi dice anche tranquillo. Ma allora, no, se... ma infatti poi ci ha ragionato. Ma scusatemi che sono raffreddatissima. Siamo in due. Ah, perfetto. E infatti anche tu eri, vedi, mi hai passato il raffreddore tramite Instagram. Virtuale. Mannaggia. Tra l'altro Seto è quasi uguale, io c'ho una gatta che si chiama Iris, c'ho una gattona ormai che si chiama Iris. E sembra, aspetta che te la raccatto. Eccomi qua. Lei è Iris. Bella. Allora aspetta, ti faccio vedere. Aspetta. Eccolo. Devo mettere il nome giusto, hai ragione. Oh, che amore. È vero. Ti distruggono mi casa. Mi chiedono in chat di chiederti che cosa ne pensi di Van. Snake, are you okay? Snake! Sì, non ho capita questa. Ho intuito che forse sei fan di Final Fantasy XII? No, ma dai, faccio lo cazzo. Un pochino... Sì, decisamente. Cosa penso di Van? Che... A te non è piaciuto il 12? Allora, non è un brutto gioco, sicuramente è un bel gioco. Il problema che io ho trovato in Final Fantasy XII è il problema dello sviluppo, dove a metà gioco Matsuno, il director, il creatore di Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre, uno degli sceneggiatori più grandi della storia del videogioco, è stato praticamente... No, non è stato buttato fuori. È successo che Sakaguchi ha dovuto lasciare Square per il casino che era successo. Matsuno era l'allievo prediletto di Sakaguchi. Con Sakaguchi fuori da Square, Matsuno non si è presentato a lavoro per un mese e poi è stato, diciamo, licenziato da Square, e quindi non si è mai capito esattamente cosa è successo. Però si sa di fatto che Matsuno aveva deciso che sarebbe dovuto essere Bash il protagonista di Final Fantasy XII, e la storia sarebbe dovuta essere matura come Vagrant Story. E però ai nuovi piani dirigenziali di Square, dopo che Sakaguchi venne declassato da vicepresidente a un semplice executive producer, venne impostato dall'alto che i protagonisti di Final Fantasy XII sarebbero dovuti essere due teenager, e quindi vennero inseriti a forza Van e Penelo successivamente alla stesura della sceneggiatura iniziale. Matsuno, secondo me, questa è la mia opinione, ragazzi, perché non esiste nulla di ufficiale, quindi è la mia idea e basta. Secondo me Matsuno ha sbottato, che l'hanno obbligato a revampare totalmente il suo pargolo, perché comunque stiamo parlando di un gioco enorme come Final Fantasy XII, non stiamo parlando di Vagrant Story, che non so se lo conosci, ma è un titolo... Vagrant Story me ne hanno parlato tantissimo. No, Vagrant Story, Vagrant, tipo Vagrant, non lo puoi conoscere perché è un gioco del cazzo. Sto andando a googlare, mai visto. Non lo puoi conoscere. È un gioco del cazzo uscito nel 2021 che dura 17 minuti. È un tattico alla Final Fantasy Tactics che dura 17 minuti, uscito per 3DS. E basta, solo 3DS. No, ma dai! Infatti avevo letto su Google 3DS. Però la roba assurda è che hanno coinvolto nel progetto il doppiatore inglese di Baltier e Sakimoto. Faccio cazzo! La colonna sonora è di Toshi Sakimoto, che è il compositore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Cioè, è una leggenda vivente, no? E hanno coinvolto Sakimoto nel fare Vagrant Story, che è un gioco che dura 3 missioni, sempre sulla stessa mappa, e 17 minuti.
insomma, dovrei farci un video perché è una storia molto divertente. No, se però... è tanto di nicchia, poi effettivamente può essere interessante, perché puoi avvicinare magari qualcuno ad un titolo che non... Io per esempio non l'ho mai sentito nominare. No, ma c'è da insultarlo sto titolo, non c'è da fargli complimenti. Cioè se lo vedessi ah, okay, diresti: Frankie, hai sprecato 3 minuti della mia vita a dirmi sta cagata. No, però per dire che Final Fantasy XII era un gioco immenso, incredibile, e vederlo secondo il punto di vista di Sakaguchi, che poi è anche il mio, privato di Matsuno, privato di quello che sarebbe dovuto essere, a me un po' ha dato fastidio. Però io l'ho giocato senza sapere queste cose in realtà, e la critica che io avevo mosso al tempo, ti parlo della versione PlayStation 2, non la Zodiac, che poi ha inserito un battle system un po' rivisto e fatto meglio, la critica principale che io muovevo al gioco era che la storia iniziava benissimo, poi a un certo punto piano piano veniva annacquata da un sacco di cose, che quest, mica quest, fetch quest, vai dal punto A al punto B al punto E, e poi ritornava verso la fine. Quindi diciamo la parte centrale del gioco è un po' senza sceneggiatura, poi ti presentano i giudici che sono fighissimi. Che belli i giudici! Eh sì, però poi alla fine si ammazzano tra di loro. E questa cosa qui... Sì, perché vanno... ma perché lì è tutto politico. Io non so se l'hai rigiocato di recente. No, io l'ho giocato una sola volta su PlayStation 2 e sicuramente lo devo fare. È proprio una questione perché va rigiocandolo fatta. Secondo me ti rendi conto di alcune cosine che magari anni fa non ci accorgevamo ci fossero. Perché in realtà io l'ho rigiocato durante il periodo di lockdown e effettivamente te lo spiega il perché i giudici iniziano a farsi la guerra tra loro. E poi la Zodiac veramente merita di essere giocata, è troppo bella. Guarda, io sicuramente lo devo giocare, cioè è proprio una di quelle robe lì che c'ha da farsi. Guarda, ti faccio vedere il mio Gabrant, per quello che riesco a far vedere. Aspetta, mi devo avvicinare. Lo vedo male, però ci credo, ci credo. Ho Gabrant, qui ho Balfir, poi beh, il Salvo Cristallo, quindi c'hai Fran. Quindi tu c'hai il braccio Final Fantasy 12. Sì, sì, ho tutti i miei personaggi preferiti del 12. Quindi io ho rischiato un po' la vita a dirti che non ho apprezzato Final Fantasy 12. Faccio lo cazzo. Cioè tu eri lì. Ma guarda, allora, in realtà seria. È proprio questione di gusti in realtà, nel momento in cui... qualcuno mi dice, no, il 12 non mi piace perché tot determinati motivi, anzi è proprio bello il poter discutere di una determinata cosa che a me piace, a qualcun altro no, uguale se a me non dovesse piacere un titolo e a qualcun altro invece sì. Poi ovviamente la cosa è discutere in modo pacifico senza insultarsi. No, ma per qualcun altro. No, ma il fatto che a me non sia piaciuto Final Fantasy 12 assolutamente è lontano anni luce dal fatto di dire Final Fantasy 12 è un brutto gioco, perché in realtà Final Fantasy 12 a livello tecnico, a livello artistico è il capolavoro, perché se parliamo prima di tutto il primo Final Fantasy totalmente 3D, quindi ha abbandonato del tutto gli sfondi 2D che utilizzava fino al 10, e poi a livello proprio di panorami, di musica, anche di mondo, di lore. Poi vabbè, la lore è quella di Ivalice, per cui Matsuno si è sempre ispirato a setting realistici per ricamare sopra poi la sua lore, quindi non si può sbagliare se tu copi dalla storia. E però, ripeto, io ci ero rimasto un po' male perché la storia a un certo punto sparisce e alcuni personaggi... Cioè, a me sarebbe piaciuta una storia che trattasse bene ogni singolo giudice, un capitolo per giudice, perché erano personaggi molto fighi. Sì, decisamente, esteticamente sono meravigliosi. Ma proprio tanto. Sono un po' ripresi da Star Wars alla lontana. Tanto. Però sono proprio fighi, al punto che li hanno ripresi pure in Final Fantasy XIV più o meno, perché poi l'impero somiglia tantissimo, i vari comandanti dell'impero somigliano tantissimo ai giudici di Final Fantasy XII. E secondo me... Effettivamente il 14 io l'ho giocato veramente poco, ma penso di averlo giocato 2 ore e poi l'ho abbandonato, ma perché... È uno di quei giochi che devi utilizzare con un gruppo di amici. Da solo, secondo me, dopo un po' ti stufi. Guarda, Final Fantasy XIV è un gioco infinito.
cioè è proprio infinito, cioè nel senso che io ci ho buttato, cioè non buttato, ci ho giocato circa 70 ore e sono arrivato a una percentuale di storia bassissima, perché poi anche lì la storia all'inizio è un po' così così, poi però Matsuno ha scritto alcune espansioni e stranamente ogni volta che Matsuno scrive una sceneggiatura poi diventa una figata, però non sono riuscito ad arrivarci perché 80 ore sono 80 ore e arrivare a 80 ore di gioco e renderti conto che magari sei al 20% di trama vuol dire che devi moltiplicare 80 per 5, cioè, sì. Poi, e gli altri giochi quando li gioco? Cioè, sì. Perché poi è una roba che va avanti da 10 anni, va avanti da 10-12 anni Final Fantasy 14 e continuano a buttare fuori espansioni una dietro l'altra. Quindi forse... Sono contenta però, perché vuol dire che è riuscito a farsi un nome anche nel mondo degli MMO ed è molto molto positivo, perché effettivamente Final Fantasy è sempre stato un JRPG o un tattico in base appunto ad alcuni titoli, però si è riuscito a fare un nome anche in quella nicchia di giocatori. Beh, diciamo che questo è successo già con Final Fantasy 11 ai tempi... Però non è mai arrivato qua in Europa. Sì, è arrivato. Mm-hmm. Su PS2 non l'ho mai trovato. Allora, su PS2 Final Fantasy 11 credo che sia arrivato solo in Giappone. Era più da PC, okay. Era un gioco su PC. La versione PlayStation 2 credo che fosse solo giapponese. Perché ai tempi noi non avevamo una connessione... la PlayStation 2 per andare online serviva un adattatore, una sorta di modem esterno. E anche gli abbonamenti di connessione internet che avevamo ai tempi non erano quelli di oggi, quindi non era... a quei tempi lì non era proprio... l'Europa era ancora indietro, però per computer Final Fantasy XI era arrivato, però aveva dei limiti molto molto... non era assolutamente accessibile, anche per sconfiggere un granchio ti serviva un party da 8 giocatori, poi... Ottimo! Diciamo, ci ho giocato sei mesi, poi ho mollato, perché era... considera che io in quel periodo lì giocavo tanti MMORPG, ero molto ferrato, ma Final Fantasy XI secondo me era proprio inaccessibile. Cioè, dovevi vivere per Final Fantasy XI, che è... cioè sì, va bene, però anche no. Un po' too much, sì esatto, un po' too much. Senti, ma quindi allora, tu ami JRPG, ma il tuo primissimo JRPG qual è stato? Penso proprio Final Fantasy, poi magari ho giocato qualcosa, ma non ricordo assolutamente qual è stato il primissimo. Immagino sia stato proprio Final Fantasy 7 a sto punto. 7? Come primissimo, sì. E come mai hai deciso di giocarci? Cioè, cosa ti spinse a giocarci? Allora, guarda, considera che io quando ho iniziato a giocare ero una bambina, letteralmente. Cioè, avevo 7 anni sputati. Mia madre torna a casa, mi fa: "Tiè, questa è la PlayStation 1 e questo è Resident Evil. Vai a giocare." Così. Va bene, giochiamo. Scusa, e avevi io avevi 7 anni e ti faceva giocare a Resident Evil. Mia mamma è pazza, ma è pazza forte. Mi fa giocare a Resident Evil, io ho tutt'oggi i traumi. Io ti so dire a memoria il filmato iniziale, l'abbiamo guardato, sarà stato 2 settimane fa in live, e faccio: "Raga, ma io mi ricordavo che qua nella macchina saltasse fuori qualcosa." Me lo ricordo perché è stato un trauma. Mia madre è pazza. E non solo Resident Evil, perché poi ha portato a casa Silent Hill. È stato corso tutto un trauma dietro l'altro. Inizio poi a giocare a Final Fantasy VII, che era ovviamente in inglese. Io, da bambina che andava ancora alle scuole elementari, il mio inglese ovviamente era: "The pen is blue, the cat is on the table." E quindi, insomma, non capivo una mazza. Sono arrivata letteralmente alla fine del tutorial, quindi ho sconfitto il boss scorpione. No, Rule of Rose, ragazzi, l'ho balzato, grazie al cielo, mia madre non l'ha mai trovato. L'ho poi recuperato anni dopo. E quindi, insomma... L'hai sconfitto a uno per, comunque... Sì, era tutto okay. Ovviamente a uno per, okay. Perché i giochi si giocano a uno per, ma potevo anche farlo a tre per, avrei comunque vinto, non sarei morta con lo scorpione. Brava, grazie brava. Grazie al cielo, almeno io a 7 anni. E niente, da lì l'ho un po' accantonato, perché ovviamente se capisci la trama riesci ad immedesimarti nei personaggi e nell'ambientazione. Io, ahimè, capivo una mazza. Vabbè, è impegnativo a 7 anni, ragazzi, è impegnativo. Assolutamente.
Ma più che altro è brutto proprio giocare qualcosa come un Final Fantasy, che comunque ha una trama impegnativa, i personaggi hanno tutti una backstory molto interessante, devi studiarteli bene i discorsi, soprattutto ciò che in determinati momenti dice Tifa. Poi non vi voglio far spoiler, anche se immagino l'abbiate giocato tutti. E quindi da lì cosa ho fatto? L'ho poi abbandonato e recuperato successivamente, quando sono diventata un po' più grande. Dopo il 7 ovviamente ho giocato l'8. Che è il gioco che mi lega tantissimo ai miei familiari, perché l'8 era quel gioco in cui ci sedevamo tutti quanti sul divano e Triple Triad finché non avevamo tutte le carte. Capolavoro Triple Triad. Mamma mia, dammi subito un 5 minigame più figo di sempre. Mamma assolutamente mia. Beh, ma io mi ricordo circa a 12 anni su web browser esistevano dei siti, cioè ti facevano giocare a Triple Triad online contro altri giocatori. E io a 12 anni vivevo di quello, cioè io dovevo io giocavo giorni interi soltanto a Triple Triad, e su quel sito lì c'erano anche le carte degli altri Final Fantasy, le avevano fatte loro, quindi c'erano il mazzo, c'era il mazzo di Final Fantasy 7, Final Fantasy 4, Final Fantasy 9, era figo, era molto, Final Fantasy Tactics era il migliore, era il più figo. No, ho giocato di recente l'erede di Tactics, che è Triangle Strategy, molto molto carino. Senti, ti chiedono al volo cosa ne pensi di Kingdom Hearts. Allora, Kingdom è una delle saghe che amo di più. Il 3 è stata la delusione più grande, ragazzi. Io ho aspettato il 3. Brava! Il 3 è una delusione atomica, ma comunque amo la saga, quindi giocherò anche il 4. Mio preferito è il 2, personalmente, mi sono innamorata letteralmente dell'organizzazione 13 e secondo me andava approfondita molto di più nel 2. Il problema è che c'è la mano di Nomura, ragazzi, noi non sapremo mai come andrà a finire Kingdom Hearts. No, non lo sapremo mai. Tu li hai giocati tutti? Ci vorranno tutti? O altri? No, no, non tutti. Li ho tutti, ma non li ho giocati tutti. Quali? Cioè, li ho proprio comprati tutti. Cioè, quali hai finito? A parte il 2 che abbiamo intuito. Tutti che quelli su PlayStation, l'1, il 2 e il 3. Ho giocato il Dream Drop Distance su 3DS. Ho giocato quello su DS 358/2 Days. Days, esatto, con Axion, Roxas e Axel. Gli altri non li ho recuperati, ragazzi. Quindi Birth by Sleep non l'hai giocato? No. Devo finirli, infatti ci sono parecchi buchi di trama, ma ho guardato nel 3 tutti i video riassuntivi. I buchi ci sono comunque. Sì, ma quello chiaro. Se ti giochi Birth by Sleep, Kingdom Hearts 3 è il gioco con più buchi narrativi della storia, che in parte vengono colmati dal gacha game, però porco cane, cioè tu non mi puoi far uscire su home console un gioco completo e poi tutti i buchi di trama devo andare a guardarmi il gacha game per vedere cosa manca. Cioè questo assolutamente no, ragazzi, speriamo. Se Nomura muore prima della fine di Kingdom Hearts, siamo rovinati, ma sono rovinati lo stesso. Ma Stella, ma secondo te, ma ce lo finisce sto gioco? Ma le mani in pasta in qualunque cosa, ma non ce la farà mai. Sta seguendo anche Final Fantasy VII Remake, Rebirth e tutto quanto, figurati. Però quello secondo me lo segue più da lontano, mentre Kingdom Hearts in teoria è proprio suo figlio. Sì, quello sicuramente, però non penso che lo faccia finire tanto in fretta, gli porta troppi soldi. No, ma quello manco lo decide Nomura, cioè ormai la strategia di Square Enix è proprio di portare all'infinito queste saghe, ci giocheranno i nostri figli, i nostri nipoti. E così ma pure Final Fantasy VII, non credere che Final Fantasy VII Remake hanno detto che saranno tre parti, ma io non ci credo. Sì, faranno lo spin-off con la storia di Sephiroth, faranno lo spin-off con la storia di Leon, addirittura. Oh, faccio cazzo. No, però in realtà non lo fanno più sui Final Fantasy, perché hanno lasciato, Nomura ha lasciato proprio una dichiarazione in cui i personaggi di Final Fantasy non saranno più inseriti in Kingdom Hearts, perché li ha letteralmente sfruttati per far crescere la nomea di Kingdom Hearts, quindi saranno presenti nei primi. Vabbè, Nomura, e poi cancellati. Vabbè, Nomura dice cose, poi Nomura ogni giorno cambia idea. In ogni caso aveva anche detto che non avrebbe seguito più Final Fantasy Remake Parte 2 Rebirth,
e poi in realtà è ancora lì. Era stato rimosso dal ruolo di director e non avrebbe più dovuto seguirlo, e poi è ancora lì. Quindi... oh, vabbè. Quello sì, però è una dichiarazione recente, tipo di un mesetto fa, perché ricordo che ci avevo fatto proprio delle registrazioni e ci avevo rosicato forte, ero molto incazzata. Considera che tanti altri titoli molto carini non sono stati trattati, tra cui anche Ways of Card, ho insistito io tanto per poterlo portare in live. Sì, perché a parte, diciamo, è stato principalmente pubblicizzato come il nuovo progetto Yoko Taro, poi in realtà Yoko Taro, diciamo, sì, supervisiona e basta. Ci sono dei nuovi talenti emergenti che però non hanno ancora dei nomi affermati, e quindi Square Enix fa sempre fatica a promuovere, diciamo, nuovi titoli con nuove reclute. Però la colonna sonora è a livello 99, perché è Okabe, il compositore di Nier. Comunque la colonna sonora di Voice of Cards sarebbe quasi da comprare. Faziale. Sarebbe da comprare. Sì, sì, io guarda. Anche quando l'ho portato poi in live da me, o l'ho portato da Every Eye, l'ho sempre detto, le musiche, le soundtrack sono veramente spaziali, soprattutto del primo, di The Dragon Roar, The Isle of Dragon Roar. Ma tu li hai tutti e tre? Il primo e il secondo li ho finiti, il terzo l'ho iniziato da Every Eye, e adesso sto riportando in live da me il primo, perché li voglio riportare tutti quanti, e poi li voglio caricare su YouTube. Proprio perché mi spiace che sia una saga che non è stata così calcolata. No, ma è un titolo che io provai la demo e sembrava molto interessante. Poi demo è importantissima per capire così in extra della trama. Poi, diciamo, non ho avuto l'opportunità di poterlo provare successivamente. Però mi sembra un bel prodotto. Sarebbe carino se magari facessero uscire i tre titoli usciti in una versione fisica. Quello sarebbe, sì, carino. Con una bella collector, con la pedina, sarebbe splendido. Quello piacerebbe. Sicuramente sarebbe Magari lo fanno. Anche perché sono Bisogna digitali. Capire. No, più che altro perché sono digitali. Sì. Tanti, cioè, quello è un gioco fatto anche per chi ama gli old school JRPG. Però chi ama gli old school JRPG vuole i giochi fisici, non vuole i giochi digitali. E quindi sì, si può capire che il primo fosse troppo piccolo per essere venduto singolarmente, si può capire anche il secondo, o il terzo io mi aspettavo una collector fisica. Anche io in realtà, però non mi aspettavo neanche uscissero l'uno con così poco dall'altro, perché il primo, The Isle of Dragon Roar, è uscito a dicembre, The Forsaken Maiden è uscito a febbraio, e The Beast of Burden è uscito adesso a un mese scorso, settembre, sì, 13 poco, settembre. No, io in realtà me lo aspettavo, perché io me l'aspettavo, io quando ho provato la demo io l'ho detto. Ho detto, ragazzi, secondo il mio istinto si sono fatti l'editor, perché alla fine è un editor, cioè per fare una nuova avventura ci metti poco, hai un solo narratore che tu, è tutto testuale, c'hai il battle system che è quasi RPG Maker, quasi, e i tabelloni sono tabelloni, cioè a livello, diciamo, di programmazione di assets sono molto veloci da fare, quindi secondo me si sono fatti il motore e poi li stanno sfornando boom 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 dietro l'altro, perché gli costa quasi zero programmarli, secondo me è così. Sì, sarà anche per quello, però la collector, se esce, io la insta compro, ma la faranno, bisogna capire soltanto se devono lanciarne un altro e magari te li venderanno tutti e quattro, o se magari aspetteranno un po' e poi lanceranno i primi tre versione. Però lo devono fare, perché non ha senso non farlo. Cioè è stupido. Ma no, ma infatti. Cioè c'è una fan base di questi giochi che compra solo fisico, non ha senso non farlo. Ma poi ragazzi, ma se mi sono comprata un quadretto perché mi è piaciuto talmente tanto da volere il quadretto, figurati se non prendo l'edizione fisica. Vabbè, poi ci sarebbe anche un bel mazzo di carte, proprio con le varie carte, dei vari mostri, mamma mia, personaggi. Quei tarocchi meravigliosi con la bara dietro, poi mi fanno impazzire, splendide. Veramente non, hanno fatto un lavoro. Non so chi sia il character designer, non so chi sia, però io l'avevo letto, non mi ricordo assolutamente, però. A livello artistico è bello. Aspetta, ma sai che forse io, ma non vorrei dire una cazzata, ma non è Yoshida? Non è Yoshida, ragazzi? Me l'avevano scritto in chat da Every Eye, non mi ricordo. Un saluto a tutti gli amici che sono arrivati da poco. Forse è Yoshida? Fammi vedere. Voice. Io, ragazzi, però devo scappare
perché sono in ritardissimo e ok, se volete possiamo organizzare un'altra live magari più in là con calma. Va bene, possiamo parlare di tutto quello che volete, bene, parliamo di persona, di Hyper Dimension Neptunia, di quello che volete, però con calma. Ok, quando abbiamo un po' di tempo in più, perché purtroppo oggi è una giornata carichissima. Va bene, va bene. No, bisogna dire, ragazzi, che io ho scritto già da caso stamattina, ho detto guarda, è il mio compleanno, vieni a farmi gli auguri, e ho detto vabbè dai, c'ho poco tempo ma vengo, quindi la ringraziamo ragazzi. Grazie. E sicuramente sarà un piacere averla nuovamente qui come ospite, o se vuoi vengo. Guarda, io di là come vuoi. Certo, quando vuoi, così facciamo un po' di chiacchiere, ma anche generiche, non solo di JRPG, anche di altri titoli magari della nostra infanzia, o fai anche magari una top di giochi che io sicuramente non ho giocato o che devo recuperare. Volentieri. Potrebbe fare, è interessante. Volentieri. Grazie mille. Grazie, è stato te. Un piacere. Grazie ancora te. Tanti auguri e grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Giada.